Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Dopo Cena che vedrà protagonista un locale situato nel centro storico di Fano e gestito da due ragazzi conosciuti in tutta la città, ma non solo, due ragazzi intraprendenti, pieni di iniziative, pieni di progetti. Do il benvenuto a Cristian Buzzelli del Dama Nera che per questa prima parte della puntata è in compagnia di una sua collaboratrice, Lorena. Ciao. Benvenuti, è un piacere avervi nei nostri divani rossi. Buonasera a voi. Allora, tante novità anche per questa stagione 2013-2014, una stagione invernale che è iniziata il 4 di ottobre. Com'è andata l'apertura, Cristian? È andata molto bene, molto più di come ci aspettavamo, sia venerdì che sabato. Tantissima bella gente, tanti complimenti e molto bene, insomma, molto siete bene. Carichi, siete sì, siamo pronti carichi per affrontare questa nuova stagione. E poi ancora è caldissimo, quindi diciamo che noi aspettiamo l'inverno vero. Quanto al Lido ormai non va più nessuno, diciamo che tutti si trasferiscono in città. In centro storico, hai ragione. All'inizio ho parlato di due ragazzi, infatti colgo l'occasione per salutare il tuo socio Alex Lucarelli che questa sera non è potuto essere con noi. Ciao Alex. Lui è un po' allergico anche alle telecamere, ogni volta che vengono lui scappa purtroppo, mi tocca sempre fare a me, lui fa i cocktail. Invece tu Lorena, da quanto tempo collabori con questo staff e questa grande famiglia? Questo è il terzo anno che collaboro con il Dama Nera, e bell'ambiente, bella gente, e siamo tutti carichi. E sono insieme a un collega, logicamente siamo in due, il Duzzino che carica le basi, io faccio la cantante e cerchiamo di coinvolgere questi ragazzi di Fano a divertirci un po' tutti insieme. Hai ragione, quindi riguarda l'ambito del karaoke, sì. Infatti questa sera divideremo la puntata in tre argomenti principali, il karaoke, il progetto bimbo e poi apericena e aperitivi. Partiamo infatti dal karaoke che è un fenomeno musicale diffusosi in tutto il mondo, famoso anche in Italia grazie al programma noto condotto da Fiorello negli anni 90. Per chi non lo conoscesse consiste nel cantare con soltanto la base strumentale delle canzoni. Esatto. Ed è presente anche al Dama Nera. Bravissimo, sì, perché quando abbiamo aperto 3 anni fa, comunque sia, sai, periodi che corrono e tutto, comunque sia, dei locali bisogna identificarsi. E nella nostra città Fano non c'era, perché tutti dicono tanto a Fano non viene nessuno, Fano, sai, si vergognano a cantare, perché si fanno i paesini, all'entroterra, Marotta. Invece noi ci abbiamo creduto dall'inizio, abbiamo chiamato Lorena e il Duzzino, che sono molto bravi, lo fanno in tanti altri locali. E niente, ci abbiamo provato, poi col fatto che abbiamo deciso una data di giovedì, e sono 3 anni che lo facciamo tutti i giovedì, e per dargli forza abbiamo praticamente inventato questa formula, 10 euro, pizza, birra, no limits. Praticamente uno, anche se non vuole cantare, però di giovedì vuol mangiare una pizza o vuol bere una birra o stare in compagnia, comunque sia, ascolta anche buona musica, cioè vieni lì, ascolta la gente che canta, vede altre persone, quindi diciamo che è molto economico, quindi è un po' alla portata di tutti. Diciamo che l'arma vincente è stata un po' anche quella. Ma nel trascorrere degli anni i fanesi sono sbloccati, stanno partecipando, quindi la partecipazione è crescente. Non è facile portarli, però quando vengo si divertono e dicono sempre veniamo, però non è facile portarli perché, non lo so perché, forse un po' la timidezza, però ci sono dei gruppi che vengono spesso, noi c'è sempre tanta gente, quindi non so se è Fano, dintorni, però anche Fanese Doc, come si dice, è venuta a volte e si è divertito tantissimo. E anche Lorena è una brava cantante. La Lorena, lei è il nostro cavallo di battaglia, lei è nata, penso, come cantante nella sua vita, poi da lì si è trasformata anche nel far karaoke, quindi aiutare a cantare le persone che non sanno cantare, quindi se arriva uno che non è bravissimo a cantare, lei li cerca di dare, di indirizzarli un po', le battute, quindi anche i ritmi, lei l'aiuta, quindi il karaoke è per tutti, non è che tocca essere per forza bravi, canto io che non ho mai cantato nella mia vita, quindi un momento di sano divertimento in cui tutti possono cimentarsi, quello è l'occasione. Qui davanti abbiamo anche un libro, questo libro contiene le varie canzoni che è possibile cantare alla maniera. Ce ne sono penso un migliaio di basi, non so tutte, alla fine quella che non abbiamo ormai con internet in 3 secondi la scarichi e quindi quasi quasi che possiamo fare le canzoni anche dei bambini, ancora non le facciamo, però... Vedi, è una bella idea per il progetto bimbo. È in progetto. È in progetto, però ancora non c'è. Faremo anche quello. Lorena, io ringrazio per averti avuta qua nei nostri divani rossi, perché come dicevo prima, in questa puntata affronteremo vari argomenti, quindi grazie per essere stata con noi. Invece insieme ora ci guarderemo un video che racchiude questi momenti del karaoke del Dama Nera.
benvenuto a Lucia Lucarelli, che è l'organizzatrice del progetto Bimbo insieme a Cristian e anche alle altre due animatrici, Laura e Isabella. Buonasera e benvenute. Buonasera. Allora Cristian, questo progetto Bimbo è la novità esclusiva dell'inverno. Sì, ogni anno il Davanera deve inventarsi qualcosa e quest'anno l'abbiamo inventato per i bambini, perché secondo me nella città di Fano ci sono tante iniziative, ma non... questa mancava e non so neanche se c'è in giro. Ci abbiamo tanto studiato, io e Lucia, pensato a cosa fare per questi bambini, come far sì che vengano qua, si divertano, giocano e soprattutto per insegnargli qualcosa. Quindi un percorso formativo crescendo insieme di pomeriggi dedicati esclusivamente a questi bambini. Sì, siccome ci dicono sempre tutto per la notte, allora così anche il comune è contento che la notte li facciamo dormire qualche sera alla settimana, facciamo le cose del pomeriggio e noi dormiamo anche noi. È vero. Allora, voi anche lo scorso anno comunque organizzavate i compleanni sempre di questi bambini ed è un progetto anche questo che continuerà. Sì, praticamente l'anno scorso mi era venuto in mente comunque sia il pomeriggio. Il nostro bar non era più caffetteria, bar, quindi non venivano a prendere caffè e ci dovevamo inventare qualcosa per... diciamo provare a riempirlo quel pomeriggio, e la mia idea è stata, dato che avevamo tutto per fare la pizza, proviamo a fare i compleanni dei bambini, e da lì fai uno, due, tre, quattro, si sono divertiti e poi dopo diciamo è finita l'inverno, ne abbiamo fatti una decina l'anno scorso. Poi dopo quest'estate mi hanno proposto di fare delle animazioni in giro come animatore per bambini e da lì è nato L'idea, il progetto, cioè il feeling che c'è tra me e i bambini e comunque sia la Lucia, che poi ho messo subito in mezzo insieme a me, perché è mia carissima amica, lei sa far ballare, sa fare tantissime cose e comunque sia mi serviva una spalla che mi aiutava. E da lì è nato, studiamo qualcosa insieme per... E adesso abbiamo fatto questo progetto Bimbo. La fascia di età per poter partecipare a questo progetto Bimbo qual è? Ma da 3 ai 12 anni. E devono essere accompagnati dai genitori. Deve essere accompagnati dai genitori e sta lì, dopo praticamente dalle 3 alle 4 indicativamente li facciamo fare i compiti, anche se poi non vengono per fare i compiti. Prima il dovere e poi il piacere, in teoria. Sempre. Poi dopo dalle 4 alle 6 c'è questo percorso formativo che poi, adesso faccio vedere qualcosa. Praticamente ogni settimana abbiamo fatto un'attività diversa. Siamo partiti da fare dei braccialetti, come potete vedere qua. Questi qua sono stati fatti da dei bambini. E poi questa settimana qui facciamo gli addobbi per Halloween. Quindi i bambini insieme a quegli eventi che ci sono questo inverno, i bambini faranno gli addobbi per il nostro bar. Quindi chi verrà al bar a Halloween, gli addobbi saranno stati fatti tutti dai bambini. Grazie a queste ragazze che poi li aiutano e trovano l'inventiva per come fare gli addobbi. Come ti trovi, Lucia, in mezzo a questi bambini? Molto bene, perché i bambini comunque trasmettono sempre tanta gioia e stando con loro si imparano anche tante cose. E poi sono una forza della natura, perché si divertono, raccontano e quindi si sta bene. Insegnano anche loro a noi. Sì, sì. Questo molto. Sicuramente. Anche alle nostre spalle vediamo alcuni di questi ragazzini, di questi bambini che fanno parte del progetto Bimbo. Allora, Laura, raccontaci anche il vostro lavoro, in che cosa consiste. Voi rimanete il pomeriggio comunque lì a contatto con i bambini? Sì, noi stiamo lì tutto il pomeriggio, dalle 3 alle 8 fino a quando chiude e niente, li aiutiamo a fare i braccialetti, stiamo con loro, parliamo, loro raccontano. Quindi giocate insieme a loro? Sì, e poi balliamo, quando è ora mangiamo la pizza e come ha già detto lei è divertente comunque perché sono i bambini sono comunque... sempre parte di questa società e anche loro hanno bisogno di uno spazio in cui si divertono, studiano, imparano delle attività come ad esempio cucire, fare i DJ, per cui sono davvero tantissime. Sì. Sono anche curiosi, si cimentano in queste iniziative? Sì, sono molto curiosi, vogliono sempre cercare di fare cose nuove, ci chiedono cosa potrebbero fare, come. Quindi ad esempio li aiutate proprio anche a creare braccialetti, tutte le perline. E per fare DJ già è stato dedicato un pomeriggio oppure? Tutti non vedono l'ora che arriva il momento di DJ. Allora ancora non è arrivato il momento. Ancora non è arrivato il momento ed è fra qualche settimana, perché diciamo che siamo partiti, poi dopo li elencheremo anche da fare il diario. Praticamente abbiamo fatto costruire... quello verde che abbiamo in fondo al tavolo. Questo anche qua. Questo l'hanno fatto loro. Praticamente questo qua l'hanno costruito loro. Cioè questo qui è completamente costruito tutto a mano, con colla, cartoncino, copertina.
e fogli bianchi tagliati, tutto incollato. Questo qui è il mio, ma l'hanno fatto per me. Bellissimo. E qua io ogni giorno ci devo scrivere tutto quello che facciamo e poi alla fine lo terrò per ricordo di questo bellissimo anno. È una bella soddisfazione, dai. Io ti dico, nel mondo in cui viviamo, stare con loro ti fanno entrare su un altro pianeta. Cioè, praticamente non pensi più alla sera, comunque sia, devi stare a pensare a tante cose, comunque sia di stare attento a che non rompono niente, a che non urlano di fuori. Quindi ci vuole anche un po' di pazienza. Ci vuole tante cose, invece con loro, cioè, entri su un altro pianeta, loro sono felici, si divertono, non sanno dei problemi che magari ci sono intorno, quindi ti fanno anche a te evadere con la mente. Quindi sei solo lì e ridi, ti diverti. Poi quest'anno abbiamo messo la macchina del fumo. Pazziscono. Il laser alla macchina del fumo, sembrano che devono andare a calzare pulsanti, i pallini per terra, come vediamo nelle immagini, così, e poi l'amore che provano per me. Adesso vi voglio far vedere solo di un giorno quante cose mi hanno fatto. Ah, questi disegni realizzati tutti in un solo pomeriggio. Love Christian. Love Christian. Questo bellissimo. È una bimba. Con un cuore. Appoggiamolo qua. TVB Christian. Ti vogliono davvero bene questi bambini. Cioè, io non so, è come dico sempre, tutti così. Rimarranno anche. Poi qualcuno che mi ha scritto che mi vuole sposare, se lo troviamo, già così già piccolo. Già si fa avanti, insomma. Sì, sì. Cristian e Michela. Ah, siccome anche qui anche il Dama Nera ne abbiamo messo. Altri. Sì, poi dopo c'è anche. Sono tantissimi. Anche le ragazze, logicamente, sì. Hanno. Io sono privilegiato, perché io sono privilegiato, però anche le ragazze, la Lucia c'è, che vogliono bene anche la Lucia, quindi. In questo caso non c'è bisogno di iscrizione, nel senso che una famiglia che volesse portare il proprio bambino può venire in qualsiasi settimana. Per adesso, diciamo che sarebbe consigliato chiamare. Perché? Perché il nostro obiettivo è arrivare a 30-40 bambini e arrivati quel numero lì, noi quattro sarebbe il numero massimo che riusciamo a gestire. Quindi arrivato quel numero lì e poi diventa difficoltoso farli entrare tutti, quindi chiediamo una prenotazione. Se vediamo che 40 è il numero perfetto per farli star bene, per far sì che il progetto venga avanti bene, e ci blocchiamo lì e da lì in poi chiederemo una prenotazione. Per adesso non c'è bisogno, nel senso che riuscite a gestirli. Riusciamo a gestirli, la prima domenica eravamo una trentina, poi nel mercoledì ancora non è più facile la domenica, perché il genitore l'ha presa più come io vengo a fare l'aperitivo e lascio il bimbo con voi. E quindi, ma va bene anche così, è stata un po' ossiata così. Io pensavo sul mercoledì, sai, uno va a lavorare, al posto di prendere la babysitter o compagnia bella, può portare lì il bimbo, sta con altri bimbi, socializza. Però va bene così. A gennaio partirà un altro tipo di progetto, ovvero un musical, realizzato e ideato interamente da questi bambini. Però gli darete qualche spunto, qualche tema, oppure lasciate tutto nelle loro mani? Ma questa è un'idea che mi è venuta a me pazzesca, ma io avevo fatto l'idea e poi lascio tutto in mano della Lucia, perché io... Quindi sarai tu la responsabile. Sarai la responsabile, gli do questo incarico in mano, quindi dovrà curare tutte le parti, tutto. Quindi non so lei cosa avrà pensato, c'ha tanti mesi ancora per arrivarci. Per poter metabolizzare tutto. Sicuramente c'è una base, comunque un filo logico da seguire, altrimenti non sarebbe una storia. Però comunque i protagonisti sono i bambini, quindi saranno loro che ci daranno le idee per comunque costruire la vera storia e poi ognuno di loro praticamente realizza e quindi si impersonifica nel personaggio. Quindi ognuno può interpretare un personaggio, sì. Tutti saranno parte integrante di questo musical, certo, per chi lo vorrà fare. Sì. Io devo dire davvero che è una bellissima iniziativa, sia perché in questo periodo di crisi, come dicevi prima, le babysitter costano davvero tanto, e poi anche perché questi bambini hanno la possibilità di imparare ogni volta, ogni settimana, delle nuove cose, visto che fanno nuove attività. Grazie anche a voi che li seguite, studiano, diciamo che studiano, perché sono, non portano i bimbi e i genitori. Dalle 3 alle 4 si fanno i compiti e poi ci si dedica al divertimento, compresa la merenda. Sì, si compresa la merenda, alle 6 vediamo pizza o piedina, dipende da... Ogni volta cambiamo, se no tutto l'inverno la pizza non fa. Però dai, qualcosa da stuzzicare c'è sempre. Beh, una volta alla settimana comunque si può mangiare, sì, la pizza, per sì, cui... Sì. Per cui va bene uguale. Io ringrazio davvero i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie e speriamo di rivederci al più presto. Ma prima di passare al prossimo argomento, vediamo insieme il video del progetto Bimbo. Grazie di essere qua innanzitutto per questo nuovo progetto. Feel my way through the darkness. Cos'è il progetto Bimbo e dove nasce?
Progetto Bimbo nasce da l'anno scorso, diciamo qualche compleanno per i bambini qua dentro. Quest'estate l'animazione per i bambini al Tiki Bar. E diciamo che i bambini stanno molto bene con me, Lucia, tutto il mio staff. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Da qua è nato questo progetto che a Fana non c'è. Didn't know I was lost. So wake me up. I genitori potranno portare qua i bambini o rimanere qua con loro dalle 3 alle 8. Dalle 3 alle 4 facciamo i compiti. Dalle 4 alle 6 facciamo questo percorso formativo e dalle 6 alle 8 giochiamo. E poi da gennaio faremo un musical scritto e interpretato dai bambini. Quindi ognuno dirà una cosa, da 3 anni a 5 anni faranno una piccola parte, da 5 a 8 anni faranno un'altra parte e così via per i più grandi. Come funziona? Tutti i mercoledì e tutte le domeniche dalle 3 alle 8. Ci hanno raggiunti Cecilio e Maddalena per parlare invece di aperitivi. Sì, sono con noi qua due ragazze, Cecilia e Maddalena, due ragazze di un gruppo di più ragazze, perché quest'anno abbiamo creato praticamente una grande famiglia dentro questo bar, dove ci sono delle ragazze che si occupano dei bambini, qualcuno degli aperitivi, qualcuno del karaoke, è un po' una big family. E ognuno fa qualcosa. Loro praticamente fanno parte di un'altra novità dell'inverno che si chiama Dal Cicchettaro, è un piccolo bar dentro il bar. Praticamente abbiamo creato un bar stile hawaiano, mettiamola così. Ok, ma siamo anche dove, in camera, così riusciamo a fare. Dove praticamente si fanno solo cicchetti, ci sono 50 modelli di cicchetti, ci sono tutti i nomi. 50. C'è il nome Maddalena, Cristian, e poi praticamente se uno arriva e si inventa un cicchetto, prendiamo un pezzo di legno, lo scriviamo e lo attacchiamo insieme agli altri. Quindi si possono solo che aumentare. Quindi ognuno può esprimere la propria creatività e sì. Idee. Sì, sì, diciamo che anche lì tocca sempre inventarci qualcosa per stare sempre avanti, con tutti i locali che aprono, con tutte le novità che ci sono, con bisogna tutte le rinnovarsi. Proposte che sono in giro, bisogna sempre rinnovarsi, quindi stare fermo è difficile. Quest'anno abbiamo fatto di nuovo le pareti del muro, pavimento, cicchettaro, i tavoli nuovi abbiamo fatto le sedie che prima c'erano i divani. Un progetto bimbo. Un progetto bimbo e tante cose. E anche questo staff che comunque sia una cosa nuova che non esisteva l'anno scorso, che è molto importante, ci aiutano, ci danno una mano, si aiutano tra di loro, poi si è creata tanta armonia, tante bellissime ragazze, ci sono i maschietti che vengono anche solo per vedere a loro. Per cui dai, oltre al lavoro è anche un divertimento, sì, innanzitutto. Soprattutto un divertimento. Quanto io l'ho contattata prima per divertimento, anche perché la questione economica poi magari più avanti arriverà anche quella, però oggigiorno prima guardiamo il divertimento, poi qualcosa se c'è per tutti, ancora in due anni. Stai investendo sì, per il futuro. Di questi 50 cicchetti, ce n'è qualcuno anche inventato da voi?
Vi siete cimentati nella prova, negli esperimenti? Sì, ci siamo ritrovati delle sere prima dell'inaugurazione e abbiamo provato, abbiamo inventato, abbiamo anche un po' fatto anche confusione, però alla fine è venuto fuori un bel lavoro e ci siamo divertite davvero molto. Ricordiamo anche di non abusare di questa frase, perché è sempre bene ricordarlo e dirlo. Per cui siete davvero, come diceva Cristian, una grande famiglia e molto uniti tra di voi. Sì, sì, abbiamo fatto. Ci siamo trovati subito bene, anche da subito. Sì. Bene, sono molto contenta. E la domenica, ogni domenica, un aperitivo a tema. Praticamente noi facciamo tutti i venerdì sera e sabato sera facciamo questi aperitivi cena dove si prenota il tavolo, perché fortunatamente difficilmente si trova posto se non si prenota, anche perché sul venerdì ci inventiamo sempre qualcosa, da una cena particolare a una sponsorizzazione con una palestra, un negozio di occhiali che magari delle collaborazioni. Propone delle collaborazioni molto importanti. Sul sabato è già dall'anno scorso che andiamo abbastanza veloce, cioè abbastanza bene con i ragazzi più giovani, quindi dai 20, 25, 30 anni, lauree, compleanni, e quindi non tocca tanto spingere il sabato. Il sabato la gente ancora esce, è più difficile venerdì. La domenica invece adesso siamo ancora pensando solo al progetto bambino, che è la domenica, però l'anno scorso dalle 8 in poi c'era ogni settimana un aperitivo tema, che ne so, periodo delle castagne, novelle castagne, tartufo e bolla. E questi abbinamenti o con un aperitivo di pesce, queste cose qui, che ancora quest'anno ancora non siamo partiti perché troppe cose tutte insieme. Dopo non ci se la fa a gestirle. Inoltre capita spesso anche che create degli eventi, delle collaborazioni, come dicevi tu prima, delle sfilate, per sì. Cui per coloro che si volessero tenere sempre aggiornati sulle iniziative del Da Manera possono contattare Cristian con il numero che vedrete in sovrimpressione, oppure guardare anche e seguire la pagina Facebook. Sì, molto importante la pagina Facebook, che è la pagina ufficiale Da Manera, perché lì viene sempre aggiornata dal karaoke, da può essere Natale, Capodanno, Halloween, ogni festa che c'è in più lì è tutto super aggiornato, quindi per chi è interessato, se guarda lì indubbiamente non si sbaglia. Insomma, quindi loro devono pensare solo a divertirsi e al resto sì. Ci pensate voi, ma pensa sì, tutto dai. Al Da Manera. Ci proviamo. Grazie mille per essere state con noi, grazie davvero Cristiana Bozzelli. Grazie anche ai nostri telespettatori per essere stati con noi, arrivederci alla prossima puntata.